Stanotte, ragazzi, vado a dormire in montagna. Qui abbiamo il sacco a pelo, temperatura di comfort 5 gradi, temperatura limite 0 gradi. Andremo a vedere il tramonto nel 2021 e l'alba del 2022. Ecco qua, ci siamo. Bene ragazzi, si parte. Oggi andremo a passare il Capodanno a Castelluccio di Norcia. Fino a questa mattina ero molto indeciso sul dove andare, poi avevo in mente di fare anche un giro in bicicletta, dormire in tenda, comunque la sera fa freddo. Io in questo momento sono attrezzato, ma non come dovrei. E allora ho deciso di prendere la macchina, cioè farò un bel giro oggi, una bella passeggiata, c'è una giornata spettacolare. Poi questa sera mi fermerò a dormire lì e domattina all'alba ce ne ritorneremo a casa. Ciao ragazzi, a dopo! Non male come posticino, eh? Diciamo che ho scelto bene per passare la notte qua. Allora, niente ragazzi, sono a Castelluccio di Norcia, Umbria. Ah, ragazzi, anche un altro anno se ne sta andando. A posto ragazzi, magico, sentite che silenzio. Dicevo, Castelluccio è un paesino che si trova nel comune di Norcia, in Umbria, provincia credo di Perugia, esatto. Un piccolissimo paesino molto caratteristico che vi invito a venirlo a vedere. Qui sembra veramente di essere tornati indietro nel tempo. Castelluccio si trova sull'Appennino Umbro-Marchigiano, a circa 28 km da Norcia, ad un'altitudine di 1452 sul livello del mare, che ne fanno uno dei centri abitati più elevati dell'Appennino. Ecco, questa è una cosa che non sapevo. Posto in cima ad un colle che si eleva sull'omonimo altopiano, Piani di Castelluccio, tra i più vasti dell'Italia centrale,
ed è inserito nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Raggiungibile attraverso una strada panoramica molto molto bella. Ecco, vi dicevo, si trova tra il Monte Vettore, cima del Redentore, che è la vetta più alta dell'Umbria, 2446 metri, non male, eh? E poi niente ragazzi, venitelo a visitare perché è molto bello, ci sono dei ristorantini. Mi gusterò queste ultime ore del 2021. Mi voglio godere un attimo il silenzio, in santa pace, in tranquillità, pensando all'anno che se n'è andato. Vedremo come sarà questo 2022. Come ogni anno abbiamo tante aspettative, sperando che il nuovo anno ci porti tante belle cose. Lo spero vivamente. Vi lascio. Un buon anno dal vostro caro Lucio. Da Castelluccio di Norcia è tutto. Ciao ragazzi, a domani. Ciao. Buongiorno, sono le ore 6 del 1 gennaio 2022, buon anno, buon anno a tutti, una dormita fantastica, un cielo stellato meraviglioso, vorrei potervelo far vedere perché è qualcosa di incredibile per quanto è bello. Adesso ci alziamo e andremo a vedere l'alba. Buongiorno ragazzi, bene, ci facciamo questa bella camminata nel primo giorno dell'anno con un'alba magnifica che è sorta e ancora sta sorgendo. Questo è un sentiero che non ho mai fatto, lo faccio per la prima volta, chiamato sentiero Forca di Testa, un sentiero molto comodo, vedo, male iniziare il nuovo anno in mezzo alla natura, alle montagne. Dicevo, quello che ci offre la natura, cosa di incredibile.
qualcosa di incredibile. Purtroppo noi indietro diamo sempre.